I prodotti che maggiormente chiediamo sono prodotti a lunga conservazione, quale tonno, carne in scatola, olio, pelati, legumi. Pasta un po' di meno perché ne abbiamo sempre tanta, però va bene anche pasta. Facciamo un gesto concreto insieme. Lo slogan scelto per la 27esima giornata nazionale della colletta alimentare. Oltre 500 i volontari presenti in 425 supermercati, 355 in Abruzzo, 70 in Molise, per invitare chi è più fortunato ad aiutare chi invece non se la passa bene. Bersaglieri, alpini, gruppo dei Lions, scolaresche, alunni. Ci sono tanti volontari che ogni volta si uniscono e danno un valido contributo. Il popolo molisano in questo è sempre stato molto generoso. Abbiamo accolto con piacere e onore l'invito a partecipare a questa iniziativa che rientra anche in quelli che sono i nostri service a livello nazionale e distrettuale. Il Lions Club, mi preme ricordare, che è la più grande associazione di servizi al mondo, per cui siamo aperti ad ogni tipo di iniziativa lodevole come in questo caso. Le persone a cui dovranno essere portate questi prodotti sono anche persone che con un po' di dignità a volte si defilano un attimino, e a quelle persone bisogna essere anche più vicine, a prescindere quello che hanno veramente difficoltà obiettiva tutti i giorni. Generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per la persona, materiale che terminata la raccolta finirà alle quasi 200 associazioni caritatevoli aiutate dal Banco Alimentare che sostengono quasi 40.000 indigenti in Abruzzo e in Molise. Dietro ogni prodotto che sarà donato c'è una storia, un volto, una commovente testimonianza di un'attenzione semplice, sincera e generosa per la situazione di chi ha più bisogno.